Oggi ci troviamo qui al Passo Maurea, però c'è per chi ha voglia di arrivare. Facci vedere Snoopy. Facci vedere Snoopy, che è più congelato di me. Oggi siamo partiti dal Passo della Maurea. Maurea, sentiero 325 su al Forte Mieron. Continuiamo sul sentiero, che è una strada forestale che porta al Forte Mieron. C'è il grand'angolo. Sì, adesso lo vedo. Dopo un po' di istruzioni di Ali, no, ma... abbiamo sistemato la GoPro. Io dito era davanti. Guarda che brutto. Arrivati a questo bivio, prendiamo a destra verso la caserma. Eccoci qua già al forte Mieron, con una vista spettacolare rispetto a giù. Oggi abbiamo anche il mare di nuvole qua, stranamente, ma ce l'abbiamo anche qua in calore. Siamo fermati qui dal forte, indagarci, ramponarci e ora si va. Bene, ci lasciamo il forte alle spalle. Formazione oggi con Jack dietro. Non c'è il Thomas che traccia. Polpetta, come si chiama tuo amico? Gustavo. Gustavo e Nadia in fondo. Dobbiamo arrivare là in mezzo a quel canale. Ormai sul canale di Iaia e lassù c'è Jack, adesso lo raggiungiamo. Il suo occhiale, bello. No, è da bambino al Decathlon, 4 euro in offerta. Perfetto. Bene, qui ormai siamo sotto l'attacco del canale, facciamo 2 minuti di pausa. Jack, Gustavo che si sta gustando il panorama, 3 cime là in fondo. E lì abbiamo tutta la catena del Popera e Dolomiti d'Auronzo, quelle là a destra. E questi sono i miei brentoni. Bene, eccomi qua all'ingresso del canale nord del Monte Mieron. Adesso aspettiamo le 2 ragazzole che ci raggiungono da giù. Ma guardate, guardate che panorama. Dolomiti. Bene, siamo già qui in mezzo al canale. La neve è stupenda, qui ci sono un po' di orme e scende giù ripido. Oggi faccio un po' di canale reporter, non voglio reporter, siamo nel canale nord del Monte Mieron, con una pendenza, guardate lui come viene su a colpo di doppie picche. E direi che però siamo già messi molto molto bene, perché credo che quella sia già l'uscita. Ambiente a dir poco spettacolare, qui la neve tiene molto molto bene, fa anche piacere andare su così. Vou deixar registrado aqui que eu trouxe o Gustavo para a montanha, em troca ele vai arrumar um serviço para mim na Austrália. Gustavão fazendo seu primeiro canalone, estamos quase chegando no final. O dia, as nuvens abre e fecha, mas o dia tá top. Siamo quasi alla fine del nostro canale, che usciamo nella selletta, dopo abbiamo la cengia, bello ripido, eccoli tutti. Thank you.
fare il video. E sono saliti anche da qua, ma non so. Eccomi già qua salendo. Polpetta dietro. Bella, bella stretta. Anche d'inverno questa. Siamo in un punto critico, la neve non sta legale, la triglia sta un poco, si vede che cammina anche un rischio, vamo abbandonar, vai seguir là. E come, faltava pouco, mas tá valendo. Panorama aqui top. Dolomitas é Dolomitas, né? Um pouquinho perigoso sim, é hora de voltar. No fundo, Antelau, o nosso vídeo, a nossa próxima montanha da Fare. Bello! Allora, un'accurata valutazione dei rischi ci ha fatto capire che nella parte della Cengia, quella che è tutta esposta a nord, ci sono degli accumuli di neve tutta ventata ed è anche morbida, e abbiamo deciso di tornare indietro per non rischiare troppo, anche perché sulla nostra sinistra avevamo veramente il vuoto e ci mancava solo la cresta finale, che quella dovrebbe essere senza neve, e dopo arriviamo in croce. Vabbè, è al massimo, vi porterò con un po' meno neve, vi porterò su in cima. Ora c'è Jackson lì, mi raggiunge e dopo torniamo giù dalla nostra via di salita. Eccomi, volevo far vedere lo stesso, lì su si intravede la croce e la nostra Cengia andava là avanti, dopo c'era un pezzettino in cresta. Secondo me anche gli altri non sono riusciti. Purtroppo non siamo riusciti, ora siamo qua, ma non è niente di che, non era la nostra cima. Dopo scendiamo ancora dal canale. Allora, in compenso siamo saliti su questa piccola cima, ma vediamo là quella che dovrebbe essere la nostra croce. Grandissimi lo stesso, bellissima giornata, bel canale e bel panorama. Perché io ho le gambe corte, ho fatto fatica a scendere. Eccoci qua di nuovo in Forcella. Eccoci scendendo dal canalone, alcuni tratti li facciamo così indietro perché sono ripidi. Là c'è Polpetta e dopo, però dopo sta curva qua ci si può già girare perché la pendenza cala un po'. Ci sono gli altri tre rimasti alla lotta in discesa al contrario, qui ovviamente fortissima Polpetta al comando del gruppo, io secondo, e ora torniamo giù al forte. Tornati su quello che è quel vallone, quello iniziale, ora scendiamo un altro po' qui sul dritto e dopo torniamo al nostro forte. Stiamo scendendo, qui si affonda un po', siamo in mezzo ai muri, ma siamo tranquilli. Bene, qui le ragazze stanno rimettendo tutto a posto, siamo fermi al forte, sotto il nostro Miaron. E il sole dove è finito? Sicuramente. Isso aí, não deu de tocar pra frente. Muito íngreme, neve muito. Trilha seguir aqui por trás. Muito. Como é que eu vou dizer? Pô, perigosa. Mar de nuvens entrando no vale.
Dolomites, coisa linda. No fundo lá, o Antelão, que é uma montanha de 3 mil que a gente está treinando para fazer ela agora no inverno. E é o itinerário de amanhã, é aquele ali. Amanhã nós vamos lá.